Brown deve essere assolto principalmente perché non ha commesso i fatti che gli vengono contestati. Fatti rispetto ai quali, tra l'altro, vi è una parziale giudicato già realizzatosi nel 2016 e che ciò nonostante vengono ugualmente riportati in questo processo. Però, al di là del fatto che questa sia una questione meramente tecnica, abbiamo abbondantemente dimostrato che è la parte relativa a quanto già giudicato e la parte nuova che ci viene contestata è assolutamente priva di ogni fondamento. Avete dichiarato che lo stesso vostro cliente ha collaborato, perché la presunta arma del delitto, la porta, l'ha messa a disposizione della procura lo stesso Francesco Soprano. L'ha messa a disposizione lo stesso Francesco Soprano il 28 marzo del 2008. In realtà senza alcuna specifica richiesta. Quindi al momento in cui per la prima volta sente una domanda perché ha ascoltato su quella porta, e quindi può sospettare da pubblico ufficiale qual è, da carabiniere navigato qual è, che ci possono essere attorno ad essa, non ci sono in realtà, delle problematiche, la mette immediatamente e senza richiesta specifica da parte dell'autorità a disposizione degli inquirenti. Avvocato Cinzia Mancini, secondo voi Soprano è stato rindagato per la seconda volta per lo stesso reato e quindi di conseguenza non poteva affrontare di nuovo un secondo processo? No, assolutamente no. Noi l'avevamo già sollevato all'inizio di questo processo, avevamo sollevato delle eccezioni preliminari dove sosteniamo che ci sia stata una palese elusione da parte della Procura di tutte quelle norme che sono dettate a garanzia dell'imputato e quindi le dichiarazioni di Soprano non potevano essere utilizzabili. Ok, grazie. Grazie.